Nel dubbio bisogna tenere aperto, mi hanno insegnato. Mal che vada si cade. All right. La strada più logica, fatta di prato. Vai, 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 tenerezza, vai. Oggi potrebbe essere uno dei giorni buoni per far cadere la tenere per la prima volta. Perché infatti l'obiettivo della giornata è quella di portarla a fare un po' di sano enduro, leggero, alla cava di bauxite di Spinazzola, dove ci attendono pietre, polvere, sabbia e forse un po' di parte boschiva e anche qualche salto. Chiaramente non ci vado da solo, non fatelo mai, perché magari in off-road appunto si cade, vi cade soltanto la moto, dovete tirarla su, avete bisogno di una mano, ma con me ci sarà un altro youtuber varese, un tipo molto strambo, che quando vedrà questo video sono sicuro che non potrà che concordare, però è così solo, diciamo, nell'arte di youtuber. Detto questo, saliamo in sella e ci indirizziamo verso il punto d'incontro, che è Ruvo. Andiamo a tenere, non deludermi. Mamma mia. Siamo sostanzialmente arrivati al punto d'incontro. Ah, eccolo là. Salute. Ma è interessante, oh. Caspita, io pensavo di fare rumore. E lo abbiamo costituito questo folle gruppo. Abbiamo con noi una XT600, quindi casa Yamaha segna un secondo punto, con il blocco della CS60 tra l'altro, e poi la KL500 di Black Prototype. E poi c'è la tenerella, che oggi non ha ancora urlato manco una volta. Ecco qua Black, ed ecco qua l'XT. Guardate che colori. Ma che è sta roba? Un prato di carote segate, triturate? Dovremmo esserci, a patto di non aver sbagliato cava. L'entrata dovrebbe essere proprio da queste parti. È chiusa. E niente ragazzi, il video finisce qua, sto riprendendo. Sì, sì. Bene ragazzi, vediamo il prossimo video. Preghiera. Oh, ormai zero problemi. La cava di bauxite tocca attendere. Mannaggia a me, quella volta con Federico con l'MT07 ce la siamo fatta quella strada. So che non mi crederete, ma è così. E la GoPro ovviamente era scarica. Proviamo, proviamo, dai. Andiamo proprio all'avventura, va. Sì, ok. Ok. A sto punto, se dobbiamo provare. Prego, prego. Oh, qualcuno c'è passato di qua, quindi se può fa di regola. Ragazzi, non giudicate le mie doti di enduro, anche perché non esistono, quindi che volete di più? Si scivolicchia con queste Metzler che abbiamo sotto, però la tenere ci accompagna. Giù? No, vai, vai, vai. Senti, non so, mi sembra un po' profonda. Ora lo voglio vedere a girarsi. Vabbè. Guarda, regge il cavalletto, che dico. Sì. Lo prende le due. Porca troia. Vai. Ce la fai? Andiamo da là? Sì, direi. Ovunque, ma non di là. Minchia! Reggi, tenere queste splendide gomme che ti ritrovi. Abbiamo un altro percorso qua. Sperando di non farci arrestare. Top! Mamma mia, che bello esplorare. Occhio qua, che si può cadere. Mamma mia, siamo vicino a un tetto. Questa è una casa o qualcosa di simile. Oh, tenere, sei contenta di essere venuta in questi luoghi? Mamma mia, che bel bosco, ma io qua mi vengo a fare tutta l'estate l'anno prossimo. La strada più logica, fatta di prato. Destra? Non sappiamo dove stiamo andando, però credo che non sia l'importante in questo momento. Si sta divertendo? Figata?
ne cerchiamo un'altra random così. Ma è però divertente, davvero. Mi serve il parere di uno youtuber su una cosa. Cosa ne pensa della Insta 360 Go? Che è la cosa più bella del mondo. La cosa più bella del mondo, guarda, aspetta. In questo momento ci sta riprendendo. Andiamo. E allora, dopo il fango, proviamo con un po' di breciolino. Boom. Mamma mia, come va la Tenerino off-road. Ma meglio che sull'asfalto. Fango tanto. Mamma mia. Occhio qua. Vai Tenere. Vai nelle buche tutte. Le prendiamo tutte. Anche questo. Povero specchietto, dovremmo chiuderlo. Chiudiamolo, va. Cosa abbiamo qui? Vai, vai, vai Tenere, vai. Nel dubbio bisogna tenere aperto, mi hanno insegnato. Alright. Ma questa è quella di prima. Oh. Vai. Facciamo così, va, ariamo totalmente. Sto coso mi piace forse più così, però, devo dire la verità. Sembra più o meno fattibile, sì, dai. Pensavo molto peggio. Dai, che figata. Mamma mia, quanto è bello sentire pattinare il posteriore, ma meno l'anteriore, sì, meno l'anteriore sull'erba. Discesone? Aia. Piano qua sul fango, siamo finiti sull'erba, no bene, altro fango. Dove stiamo, dove ci stiamo dirigendo? Dove? La Murgia come non l'abbiamo mai vista. Il freno motore, non potete capire quanto mi sia utile in queste circostanze di discesa. Qua l'anteriore ci stava salutando. Proviamoci, va. Mal che vada si cade. Deve essere questo lo spirito. Mamma mia, che spettacolo! Fantastico! Top! Stupendo. Bellissimo. È difficile commentare perché è una roba assurda quello che stiamo facendo. Ma ragazzi, che spettacolo, ma non è possibile vedere tutto questo con una stradale. Cioè, io sono estasiato, è meraviglioso. Le foglioline che si alzano. E la Tenere veramente tiene da Dio, cioè è assurdo quanto questa moto migliori in off-road, pazzesco. Ma andiamo finito alla strada. Come volete, prima o poi in strada dovremo tornare. Andiamo di qua invece, dai. Prego. Tutto rumore sei. Mamma mia, troppo fango. Qua serve il tassello quasi. Ci facciamo le foto per la copertina? Poveri stivali. Comunque questo colore sulla gomma, sai? Sì, ci sta. Allora, oggi è stata proprio brava. Vediamo se ci tradisce all'ultimo. Maledetta. Ecco qua. Brava Tenere, oggi proprio zero rumore. Dai, questi baresi, portiamoli anche a Castel del Monte, che magari non ci vengono spesso come ci veniamo noi. Si può salire? Grazie. Ci vediamo presto allora, che serve? Serve un po' di off. Aspetta, sei visibile? Ah, sei tu, ora ti riconosco. Beh, alla prossima. Ciao amici. E allora ragazzi, il video finisce qui, ma io ve lo dico dalla Insta OneGo 2 che vi consiglio di acquistare, anche perché in questo periodo ci sono sicuramente delle offerte sul sito di Insta
per il Black Friday, quindi ne vale la pena. E questa videocamera compattissima che io ormai porto sempre con me, perché mi consente di fissarla un po' ovunque, ma anche di utilizzarla comodamente in moto senza rischiare troppo per fare cose del genere, capito? È veramente veramente molto figa. Poi ha il suo grandangolo che ci permette di inquadrare praticamente tutto, e possiamo impugnarla anche con la massima sicurezza in questo modo. Cioè, io impazzisco, a dir poco, impazzisco. Guardate che inquadrature. Potete fare questo e tanto altro. Cioè, ne vale assolutamente la pena. È un oggetto iper versatile. Lo potete collegare anche al petto con un magnete. Ha tantissimi accessori. Poi ha il suo case in cui la sto usando ora, che fa anche da cavalletto, e la ricarica. Davvero top, vi lascio tutto in descrizione. Il video finisce qui, ringrazio ancora Black e il suo amico, che tra l'altro mi ha fatto anche provare la sua XT, quindi uscirà un test ride. Ma li ringrazio soprattutto per l'esperienza in off-road. Noi ci risentiamo molto molto presto con un prossimo video. Ciao!